Siamo a Cinema da Mare a 300 con Christoph Zanussi, che ha tenuto una lezione per i ragazzi che sono intervenuti oggi come tutor. Parlava della qualità del film. Che cosa fa un buon film rispetto ad un film mediocre o un cattivo film? Bene, non è così facile di sistemare, per questo abbiamo bisogno dei critici, ma c'è un principio generale che cinema appartiene all'arte narrativa, cioè è una narrazione, questo che fa la differenza tra l'uomo e il mondo degli animali. Siamo capaci di usare la parola, e parola ha un significato molto largo e molto profondo, e oggi forse si è un po' svalutata. Vale la pena ricordare che tramite la parola possiamo esprimere la nostra esperienza, la nostra memoria, i nostri sogni e il nostro passato. I consigli che dava ai corsisti oggi erano di fare attenzione agli aneddoti, di portarsi un block notes per prendere appunti, di sorridere, magari anche se qualcosa fa sorridere vuol dire che forse è una buona storia, magari fa sorridere anche al pubblico. Ma soprattutto di orientarsi non verso se stesso, perché questo può diventare noioso o pretenzioso, ma guardare il mondo, osservare. Senza osservazione possiamo fare parecchi lavori, ma dopo tutto diventa ascetico e perde contatto con la realtà. Dobbiamo avere un fascino della realtà. Se non abbiamo fascino della realtà, della gente, delle persone, non possiamo essere fertili. Allora è importante guardare, osservare e digerire questo e dare il suo proprio giudizio. E quando faceva riferimento al mistero, alla magia, a che cosa pensava? Non pensavo della magia nel senso così volgare, ma è una prospettiva in quale l'uomo diventa modesto perché ammette che questo che noi vediamo non è tutta realtà, è solamente una realtà, è un frammento della realtà. E questa è una base di qualsiasi sensibilità religiosa, questo diceva Albert Einstein. E questo manca oggi perché tra le scienze umanistiche molti prendono questa realtà come la realtà assoluta. So che questo è un sbaglio. Grazie maestro, buon lavoro. Grazie.